La testimonianza sia nella vita quotidiana, sia con alcune difficoltà e anche sia nella persecuzione e con la morte, sempre è feconda. La Chiesa è feconda e madre quando dà testimonianza di Gesù Cristo. Invece, quando la Chiesa si chiude in se stessa, si crede, diciamo così, una università della religione, con tante belle idee, con tanti belli tempi, con tanti belli musei, con tante belle cose, ma non dà testimonianza, diventa sterile. Cristiano lo stesso, cristiano che non dà testimonianza, rimane sterile, senza dare la vita che ha ricevuto da Gesù Cristo. Si dice che Stefano era pieno di Spirito Santo. Non si può dare testimonianza senza la presenza dello Spirito Santo in noi. Nei momenti difficili, dove dobbiamo scegliere la strada giusta, dove dobbiamo dire no a tante cose che forse tentano di sedurre noi, c'è la preghiera allo Spirito Santo. È Lui che ci fa forti per andare su questa strada della testimonianza. E oggi, pensando a queste due icone, Stefano morendo e la gente, i cristiani fuggendo, andando dappertutto per la violenta persecuzione, domandiamoci: com'è la mia testimonianza? Sono un cristiano testimone di Gesù? O sono un semplice numerario di questa setta? Sono fecondo perché do testimonianza o rimango sterile perché non sono capace di lasciare che lo Spirito Santo mi porti avanti nella mia vocazione cristiana?